insulti per l'ex lavoro e per il cannagate. Alle Iene incontra il suo etere e parla dell'atmosfera anni 70. Eva Enger e il Cannagate che ruota attorno all'isola dei famosi continuano a essere chiacchieratissimi. La polemica non tende a placarsi. Nel mezzo di questo polverone l'ex attrice a luci rosse, invitata dal programma Le Iene, si è misurata con una sua accanita hater. Dal video anticipazione diffuso dalla trasmissione la Enger ha anche parlato del suo lavoro passato e di che clima si respirasse in quegli anni. Le dichiarazioni in merito alla sua vecchia occupazione non sono giunte casualmente, ma dettate dal fatto che molte offese che le piovono addosso puntano il dito proprio sul suo passato lavorativo. Sarnataro, molti insulti per il tuo ex lavoro? Eva, vivevamo in un eterno anni 70, Mary Sarnataro, nota inviata delle Iene, ha fatto incontrare Eva e il suo hater, non prima però di aver scambiato un paio di chiacchiere con l'ex naufraga dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. La giornalista inizia con una battuta ironica, non so se chiamarti Eva o vacca, no scherzo. La Enger, simpaticamente, replica, fai come ti pare, tanto ormai sono abituata. Poi si passa alle pesanti offese che stanno piovendo sull'ungherese. Sui social ti hanno creata. E molti insulti riguardano il tuo ex lavoro, è un errore di gioventù? Non è tanto uno sbaglio, riflette Eva, diciamo che in quel periodo vivevamo in un eterno anni 70. Perciò eravamo un po' hippie. Sulla parola hippie la Sarnataro la mette in guardia, stai attenta a quello che dici perché gli hippie si facevano una marea di canne. A questo punto la Enger precisa subito, tranne quello. Non ci facevamo le canne. Cannagate, Isola dei Famosi, la polemica continua e a proposito di canne hippie, la bufera che ha scatenato la Enger sul reality di Canale 5 continua a far molto rumore. Gli ultimi a essersi pronunciati sono stati Pietro Tartaglione, fidanzato di Rosa Perrotta, e Giulia Calcaterra, ex naufraga dell'edizione 2017, che ha dichiarato che anche lo scorso anno si sarebbe verificato un Cannagate che però non è venuto alla luce.